Ecco, vediamo che è in azione proprio l'Anarossi Vicenza, lo vedete manovrare con Cerilli dall'inconfondibile stile. Ecco il suo lancio profondo per Paolo Rossi, la cui conclusione termina a fondo campo. Il Vicenza, vi dicevo, è riuscito a spuntarla per 2-1 sulla Sambenedettese, che però era passata in vantaggio per prima. I Veneti hanno raggiunto nel primo tempo il pareggio su calcio di rigore trasformato dal cannoniere Paolo Rossi e poi hanno segnato il gol della vittoria a 3 minuti della fine. Qui avete visto Chimenti, il centravanti Chimenti, cannoniere della Sambenedettese, che porta a sorpresa in vantaggio proprio nella fase iniziale della gara i giocatori marchigiani. Ecco qui l'azione che probabilmente ha determinato da parte dell'arbitro la concessione del calcio di rigore a favore dell'Anerossi. È un'azione che anche dall'inquadratura che abbiamo visto non appare molto chiara. Paolo Rossi comunque con la consueta freddezza mette a segno il suo 21° gol personale e il gol che porta temporaneamente sulla pareggio il Vicenza. E poi il Vicenza proprio nella fase finale, come ho già avuto modo di dirvi, a 2 o 3 minuti dalla